cari amiche belle, gli amiconi belli. Allora, mie cari amiche, oggi mi vado a fare i buccellati. Buccellati sono dei biscotti di pasta frolla ripieni con i fichi. È un tipico dolce siciliano che si fa in questo periodo, il periodo del dicembre. Però adesso ce lo andiamo a fare e quindi quando avremo voglia di farci, non dobbiamo aspettare a dicembre, ce lo possiamo fare quando ci viene voglia, ce lo facciamo senza problemi. Certo, è un po' impegnativo perché ci sono tanti ingredienti, però ve li dirò man mano che li vado impastando. Allora, per prima cosa ho messo a bagno i fichi perché li vado a farli ammorbidire un pochino e ho messo a bagno anche l'uvetta, va bene? E quindi ho fatto mezzo chilo di fichi secchi a mollo, 200-250 di uvetta, a me piace, quindi se volete potete metterla anche di meno, fate voi, le dosi, io vi do la partenza, poi voi fate voi. Ad esempio io vado a fare un chilo di farina, voi lo potete fare mezzo chilo, quindi quando io scriverò la dose nell'info box e durante qua la mia spalla, vedete qui, sulla mia spalla, spunterà la ricetta, fate pausa col dito e quindi ve la potete scrivere, va bene? Quindi potete dividere per due tutte le dosi. Oggi me le vado a fare con la planetaria, quindi li potete fare a mano. Man mano che vado mettendo gli ingredienti, voi prendete una bowl e fate gli ingredienti che vado mettendo nella planetaria e li mettete nella bowl, va bene? Quindi inizio con lo strutto, carta e penna, 250 grammi di strutto che potete usare e sostituire col burro, come volete voi. Quindi vado a mettere lo strutto e dentro lo strutto ci vado a mettere 250 grammi di zucchero semolato, quindi 250 e 250, e faccio andare la planetaria con la foglia, non con l'uncino, con la foglia, quindi faccio sciogliere tutto e man mano gli vado mettendo 4 uova, uno alla volta. Lo strutto e lo zucchero si sono amalgamati e vado ad aggiungere l'uovo. Uno e vai. Dopo aver messo le uova vado ad aggiungere un pizzico di sale, ecco qua, un pizzico di sale, e vado ad aggiungere la farina, man mano vado ad aggiungere la farina. Nella farina io vado a mettere 2 buste di vanillina, ecco qua, nella farina, e 12 grammi di ammoniaca in polvere per dolci, ecco qua, così. E qui, arrivato a questo punto, vado ad aggiungere la farina, un po' alla volta. Ok, vedete? Anche se l'hai impastata a mano, un po' alla volta. Video veloce. Ho messo tutta la farina e vado a toccare con le mani, stacco quella della foglia perché voglio andare a vedere con le mani la consistenza, se mettere o no del latte. Siccome lo sento molto sabbioso, quindi aggiungo un po' di latte perché deve essere una palla bella liscia e omogenea. Guardate che tanto non mi si attacca alle mani, vedete? Non mi si attacca alle mani. Quindi metterò un goccio di latte, non tanto. Vai!
un goccio. Ci siamo. Ho messo solo quel goccettino di latte e la vado. La dovrei tirare fuori. Eccola qui. Vai. Vedete? Deve avere questa consistenza. La vado a mettere là. Io non sopporto. Eccolo lì. Non sopporto il rumore della. Allora, me la vado a mettere nel vagone con un pochettino di farina e me la vado a lavorare con le manine. Quindi, stavolta la. Avete visto? Una pasticciola, non una pasticcera. Allora, arrivata a questo punto, me la vado a lavorare bene bene, che la dovrei fare diventare una bella palla, bella liscia, e compatta, bella omogenea. Ecco qua, ecco. Dicono è bella, ce l'avevo sotto il naso e ho dimenticato la buccia di arancia grattugiata. La vado a mettere adesso, fa niente, va bene? Perdonatemi, anch'io sbaglio, come dicevo prima. Vedete che sono una pasticciona, Allora, questa qui la lascio per il ripieno. Ecco qua, andiamo a lavorare, tutto bene bene. Ed ecco qui, cara amica una bella, l'ho dovuta dividere in due perché mi stanga il polso e quindi l'ho diviso l'impasto, va bene? E questo è il risultato, bello liscio e omogeneo, vedete? Bello morbido, deve essere questa consistenza, vedete? Ecco qua, arrivato a questo punto, me la vado a fare riposare in un sacchetto o nella pellicola trasparente, chiudo e la metto nel frigo a riposare per un paio d'ore, ok? Quindi la metto nel frigo e vado a tirare fuori i fichi dell'acqua. Ho buttato l'acqua, guardate i fichi come sono belli morbidi, sono morbidi. È arrivato a questo punto, io vado a togliere il picciolo e li apro perché ci potrebbe essere qualche ospite indesiderato, quindi ho messo gli occhiali apposta per vedere. Buono, via, lo metto di lato, quindi vado a finire di controllare tutti i fichi, guardo dentro se è tutto a posto e poi ci vediamo al prossimo step. Allora, arrivato a questo punto, vado a frullarli, o li potete tritare con un tritacarne, ma manca andarla a prendere, rimondare, va bene un mixer. Però prima di andare a sporcare il mixer con i fichi, vi vado a frullare un pochino di noci e mandorle tostate. Se qualcuno non vuole mettere le mandorle, può mettere solo le noci, anche le nocciole, vedete voi. Colpettini, così, che devono essere grossolanamente. Ci siamo, vero? Allora, mi vado a mettere. Adesso passo ai fichi. Vado a mettere i fichi. Metto quello che basta perché poi magari non gira, vedete voi? Veloce! Bene, cara magona bella. Sera!
avevo il tritacar, se avevo, ce l'ho il tritacar, non l'ho usato perché magari non tutti ce l'hanno, quindi ho usato il mixer. Però se avevo il tritacarne era pronto. Invece ho dovuto usare il mixer e l'ho dovuto fare in 3 volte. Perché i picchi mi si attaccano al mixer, va bene? E mi ritrovo questo composto, vedete? Questo è il composto che deve diventare. E qui vado a mettere l'uvetta, allora 150 grammi di mandorle, 150 grammi di noci, che vado a mettere qua dentro, che ho tritato grossolanamente, ecco, così. Poi vado a mettere l'uvetta, se voi piace la mettete, se no non mettetela, va bene? E vado a mettere l'uvetta, così. Allora, dopo aver messo l'uvetta, vado a mettere 60 grammi di canditi, qua, yeah. Della granella di nocciole, sempre 30-40 grammi, delle gocce di cioccolato fondente, sempre 60 grammi, yeah. La marmellata di clementini o di arance o che so, di albicocche, quello che vi trovate a casa. Ci vuole pure la marmellata. Questa l'ho fatta io ed ecco qua. Perfetto. E la buccia dell'arancia grattugiata. E un liquorino. Potete mettere del caffè amaro, ma io metto del liquorino, tipo un liquorino dolce. E via, un pochino, poi se ci sono i bambini. Adesso vado ad imbastare il tutto e me lo vado a imbastare con le manine avanti, così, vedete? Un po' di cannella, un pochino, tanto esce poco, vedete, ne esce poco, che profumo. Ed il composto è pronto. Quindi non mi resta che coprirlo, metterlo nel frigo e fra un paio d'ore andremo ad assemblare il tutto. Vado a far mangiare la mia mammina che sta aspettando il pranzo. A dopo! Ciao mammina, è la mia fan, la mia più grande fan a parte voi, che mi guarda la mattina e la sera e poi mi dice, sapete cosa? Vieni a vedere questa che ti assomiglia. L'età purtroppo. Ciao mammina! Eccoci qui. Trascorsi un paio d'ore, la pasta frolla è pronta, il composto è pronto, non ci resta che andare ad assemblare i biscottini, queste bucciallate siciliane. Andiamo al lavoro e vediamo man mano che cosa esce, va bene? Allora, intanto mi tolgo il composto qua davanti, tolgo questi che non servono. Era tanto per farvi vedere, oggi ho messo il cappellino al contrario, così vedo meglio, perché con la visiera. Allora, vado a preparare 2 fogli di carta forno, uguale sopra, va bene? Un coltellino, e mi vado a fare un taglietto sacro, via, ok, via, eccoci qua. Allora vado a prendere un pezzo di pasta frolla che è bella riposata, vedete com'è bella lucida, riposato, guardate com'è bello composto.
Vediamo se riesco a stirare tutto questo, ci vuole un po' di forza adesso, ma io non mollo. Quindi adesso in poi video veloce. Ecco qua, togliamo la carta e vi faccio vedere lo spessore, se non la rompo, ma non lo dovrei rompere. Ecco qua, questo è lo spessore, vedete? Bello, eh? Allora, lo rimetto qua e a questo punto subentra il composto. Allora, vi faccio vedere in quanti modi si possono fare, va bene? Allora, vado a prendere il composto che già si è bello indurito e lo vado ad appoggiare qui. Mi raccomando, abbondante. Eccola. Questo dolce, quando gli si dà il morso, la bellezza sapete dov'è? Nel ripieno. Esatto, se io ci vado a fare l'assaggino e ripieno è vuoto, rimarrei delusa. Ecco. Allora, appena arrivo ai bordi, vedete, io la lascio, si vede che sto lasciando il bordo, e allora con le manine mi vado a aiutare a fare, ad aggiustarlo, si vede, no? Così, dai, avanti. Ecco qua, metto ancora un po' di composto. Così, belli pieni. Qua si parla di dialetto. Avanti, forza! Ecco qua, un bel bastoncino. Lascio i bordi vuoti e mi aiuto con la carta. Vedete com'è facile adesso andare a fare questo movimento. Guardate qui e io qui mi fermo. Qui mi fermo, non giro più. Vado a tagliare. Ecco qua. Questa la sposto un attimino. Voilà. E mi rimane questa qui che gli vado a fare questa cucitura qua. Cucitura. Guardate qui. L'avvolgo nella carta, me la stringo bene bene, intanto vedete, intanto cerco di allungarla. E fino a qua ci siamo, vedete? Un bel salsicciotto ripieno. Oh! Io a questo punto posso decidere di, ossia, che bello, o di andare a fare questo ha! Così e su per giù li facciamo uguali, dai, yeah. Così, vedete? Ecco qua, proprio questo è il mignon per fare l'assaggino. E allora a questo punto, guardate qui, i biscotti sono già pronti. Ho messo la carta forno nella teglia. Se volete con una lametta, con un coltellino liscio, andate a fare questo. Qui. Lo aprite un pochino, vedete? Così. Nella teglia. La stessa cosa qui. Uno e due. Ne potete fare anche tre, quattro, più piccoli. Via. Oppure potete farli, dov'è? Ecco qua, al lato,
così, tagliate solo il lato, così, a fianco, vedete? Gli tagliate il fianco, si vede il fianco? Eccolo qua, vedete? Gli tagliate i fianchi. Vi taglierei un altro fianchetto? No, lo lascio così. Ok. Allora, con un coppa pasta vado e vai. Uno, due, tre, e ne faccio quattro e quattro, vai. Precise, precise. Ecco qua. Dopo aver fatto questi cerchi, gli vado a mettere, gli vado a fare una polpettina, vedete? Gliela vado a mettere qua sopra, così. E vado a mettere un disco qua, così. E lo vado a chiudere. Così. E vado a sigillare tutto. Ecco, questo è un altro bucciolato. Vedete? Vieni. Adesso andiamo a fare un altro modellino, va bene? Sarebbe lo stesso di prima, super giù. Guardate, è talmente bello e composto che si può lavorare pure con le mani, vedete? Così. Glielo vado a mettere qui di nuovo, sempre stando lontano dal mondo, E fino a qui è uguale a quello di prima, vero? Vero. Allora io arrivato a questo punto lo giro e me lo vado a fare diventare così, vedete? E quindi vado a unire questo. Vabbè, prendo questo coltellino qui e vado a fare queste cose qui, così. Ops. Così. Via. Tutto girato intorno. E voilà. La vado a mettere con dentro, così. In forno. In forno a 180 gradi o a 200, dipende dal vostro forno, va bene? Io l'ho messo a 200, poi guarderò perché a 10-15 minuti saranno pronti. Quindi io lo guardo, se vedo che stanno bruciando, io abbasso il forno. Quindi dipende dal vostro forno, cara, ma quella è bella. Non devono essere troppo cotti, e neanche troppo crudi. Ora ve lo faccio vedere. Ci siamo, trascorsi 15 minuti, ecco i miei biscotti bucellati pronti, andiamo a tirarli fuori. E voilà, i miei primi biscotti pronti. Nel frattempo che questi si sono cotti,
e io mi sono tagliate pure gli altri in forno. Ed ecco qua. Voilà. Questi me li vado a fare con lo zucchero velo spolverato e non ci vuole niente, mentre questi qui gli vado a fare una glass con lo zucchero e l'albume dell'uovo. Ho preso due albumi e ve lo faccio vedere. Allora, due albumi, qualche goccia di limone, vedete? Qualche goccia di limone, ok? E vado a montare i bianchi a neve. Adesso il video va veloce e poi aggiungerò lo zucchero a velo, uno o due cucchiai. Ed ecco qua, una bella glass. Andiamo, che direi, la fine del mondo è poco, niente, buonissima per davvero. Mi è arrivato a questo punto, prendo il pennello e mi vado a spennellare. Vado a spennellare i miei biscottini così. E voilà! Adesso lo butto a terra e ricomincio da capo. Andiamo a fare l'assaggino. Quindi, amicone belli, se vi è piaciuta questa ricetta, se vi è piaciuto questo video, se vi sono piaciuta io, insomma, se vi è piaciuto tutto, iscrivetevi al mio canale se non vi siete ancora iscritti, attivate la campanella, mi raccomando, così che vi arriva la notifica del prossimo video. Quindi ho accontentato tutte le mie amicone belle con i buccellati siciliani. Che devo dire? Ringrazio a Sonia, la mia amica che mi ha passato questa ricetta, e anche la signora Giliberto da Enna Alta, che mi ha mandato un bel biscotto con mio marito ed era buonissimo, mi ha dato pure la ricetta che è uguale a quella di Sonia, quindi grazie la ricetta che ho dovuto condividere con le mie amicone belle. Quindi vado a fare un assaggino per tutti voi, cara amicone, per tutti voi. Sicuramente Lorella mi sta guardando e sta aspettando il momento dell'assaggino. Vado a prendere uno, io ho l'imbarazzo della scelta, io lo so, c'ho già la colina in bocca, ma che vi devo dire? Guardate sotto come sono belli cotti in 15 minuti, 15-20 minuti massimo, dipende dal forno. Il colore non deve essere troppo bruciacchiato, né troppo bianco. Io è arrivata a questo punto, cara, ma una bella saluto a Tina da Barra Franca, che mi ha detto salutami perché sono da Barra Franca. Ecco, Tina di Barra Franca, ti ho salutato. Ok, mi sembra di essere a Radio Luce, no? Dice che una dedica la canzone, no? Tina dedica la canzone a... Comunque, amicone bello, io vi saluto a tutti, non solo a Tina, ma a Tina Red, a Tina di Barra Franca, a Tina di tutto il mondo. E con questo io vi saluto e vi auguro una buona visione. Grazie che avete guardato il video, condividete, l'ho detto, sì, l'ho detto, vabbè. Mangio. Mmm. Mmm. Mm.
La frolla si scioglie in bocca, è friabile, bella friabile, guardate, guardate che morso che gli ho dato. Guardate come si apre e guardate dentro il biscotto. Amicone, fatelo, scrivetemi se l'avete fatto e fatemi sapere. Grazie dei complimenti, grazie dei messaggi che mi mandate e che devo dire? Alla prossima video ricetta! Col cuore, vi saluto col cuore.